Buonasera e bentornati e bentornate, insomma, bentornati tutte e tutti ai webinar di Riconnessioni. Come sapete, siamo qui sin dall'inizio di questo strano momento di pandemia per supportarvi e accompagnare le scuole nei numerosi cambiamenti che insomma, stiamo subendo in questo periodo. Prima di iniziare ad entrare nel merito dell'argomento di oggi, due parole sul progetto Riconnessioni, che è un modello di Fondazione Compagnia di San Paolo realizzato a Torino, la Fondazione per la Scuola, e a Cuneo e provincia dalla Fondazione Casa CRC. È un progetto appunto che è attivo dal 2017 e promuoviamo appunto l'innovazione nella scuola, agendo sull'infrastruttura internet, la formazione e il rafforzamento e la creazione di una forte comunità di docenti che collaborano tra loro. Riconnessione ha infatti sviluppato da un lato un modello di infrastruttura internet coerente con i bisogni della scuola, basato su collegamenti appunto in fibra ottica ad alta velocità. E dall'altro lato ha sviluppato invece un modello di formazione basato sul confronto con le comunità scolastiche, col mondo della ricerca e quello dell'innovazione. E a proposito proprio di mondo della ricerca, il webinar di oggi è in collaborazione, anzi è appunto ospitiamo assolutamente il progetto Per Contare, che è un progetto appunto di ricerca coordinato dalla Fondazione ASFI su strumenti e metodologie per la didattica della matematica. L'argomento specifico di oggi è quello che vedete nello schermo, quindi principi per il pensiero additivo, i blocchi della posizionalità e le operazioni, che appunto vedremo insieme ai nostri ospiti che sono qui elencati. La prima è Paola Angelucci, coordinatrice del progetto della Fondazione ASFI, che introdurrà il progetto Per Contare, per poi invece passare all'argomento, alla parte più, diciamo, clou del nostro webinar con Anna Baccaglini Franca, Alessandro Ramplud e Silvia Funghi dell'Università di Pisa, che affronteranno proprio l'argomento che dicevamo prima. Alcune informazioni tecniche ancora solo prima di iniziare. Il webinar si svolgerà con interventi consecutivi e alternati a video. Alla fine del webinar sarà possibile effettuare delle domande che verranno selezionate tra quelle che inserirete appunto nella sezione domande. Nel vostro schermo c'è un piccolo punto interrogativo dove cliccando sul punto interrogativo potete inviare le domande direttamente alla redazione che verranno selezionate e inviate direttamente ai relatori. Tutti i materiali e le registrazioni del webinar saranno poi disponibili sul sito di connessioni alla fine di questo incontro e anche sul sito di Per Contare. Idem gli attestati che verranno rilasciati appunto da Fondazione per la Scuola, verranno inviati direttamente all'indirizzo email da cui vi siete iscritti a questo webinar. Per qualsiasi dubbio potete contattare l'email che vedete qui, labriconnessioni@fondazionescuola.it. Per qualsiasi problema tecnico dovuto al sovraccarico della rete, dovreste comunque essere sempre in grado di sentire l'audio e anche noi dovremmo essere sempre abilitati a trasmettere l'audio. Comunque, anche per questi problemi potete scriverci in chat e cercheremo di aiutarvi il più possibile. Ma passiamo adesso al contenuto vero e proprio del webinar, quindi interrompo la condivisione e chiedo a Paola Angelucci della Fondazione ASFI di raggiungermi e di accendere la camera, raggiungermi in senso virtuale. Buongiorno, ciao. Benvenuta Paola Grazie. e ti lascio lo stage per presentare il progetto. Grazie di essere qui e a dopo. Va bene, grazie a te Chiara. Buongiorno a tutti e come diceva Chiara, io presenterò in generale il progetto Per Contare che coordino come Fondazione ASPI Onlus.
E il progetto si occupa di mettere a punto buone pratiche didattiche inclusive per accompagnare i bambini della scuola primaria nell'apprendimento della matematica. Perché ci occupiamo di questo come Fondazione ASPI? Perché ci occupiamo da più di 40 anni di favorire l'inclusione e la partecipazione sociale delle persone con disabilità e difficoltà. Quindi questo per quanto riguarda la scuola e tutti gli altri ambiti, diciamo, di cui ci occupiamo. Per quanto riguarda la scuola, abbiamo fatto tantissimo in 40 anni e ci siamo occupati molto dei bambini con difficoltà di apprendimento nella lettoscrittura e in particolare dal 2010 ci siamo occupati anche di bambini con difficoltà in matematica. Perché? Perché siamo partiti da queste evidenze scientifiche, cioè sono tanti, troppi i bambini con difficoltà di apprendimento nella matematica, ma le ricerche dimostrano che solo una piccola percentuale di questi ha problemi di discalculia e in più gran parte delle difficoltà di apprendimento possono essere superate con appropriate pratiche didattiche, quindi attraverso una buona didattica della matematica. E per questo, per contare, cosa fa? Supporto i docenti attraverso guide didattiche, che sono multimediali, fruibili online e gratuite, e fruibili attraverso il sito del progetto, che è questo qui, www.percontare.it. Lo sviluppo di queste guide ha visto due fasi, una prima fase dal 2011 al 2014, che ha consentito la realizzazione delle guide per la prima e la seconda classe della primaria. Qui il progetto è stato scritto a quattro mani con l'Università di Modena e Reggio e abbiamo come ASPI avevamo il coordinamento del progetto come in questo caso. Il progetto è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo con il supporto operativo di Fondazione per la Scuola. E dal 2014 ad oggi, cioè al 2019, tante sono state le richieste che molti di voi ci hanno inviato, ci avete sollecitato a proseguire questo percorso perché ci eravamo fermati alla guida di seconda. E quindi il progetto è stato rilanciato nel 2019 e ha visto questa seconda fase che va dal 2019 al 2022. E con la realizzazione delle guide per le classi terza, quarta e quinta, secondo, diciamo, questo arco temporale. E quindi avremo, diciamo, in settembre la guida, pubblicata anche la guida di quinta, per cui stiamo lavorando, in questo periodo. In questo caso, per quanto riguarda il progetto in corso, il progetto è stato scritto a quattro mani con l'Università di Pisa, quindi con Anna Baccaglini, e abbiamo anche gli assegnisti di ricerca che sono Silvia Funghi e Alessandro Ramplud, il gruppo che poi parlerà dopo di me, e il progetto è stato finanziato da Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Ma veniamo al dunque, come vengono realizzate queste guide? Praticamente si parte dalle evidenze scientifiche, dalla ricerca, e quindi vengono elaborate delle proposte didattiche, nuove proposte didattiche, che vengono poi sperimentate nelle classi che partecipano alla sperimentazione. Raccogliamo i feedback da parte delle classi partecipanti e poi sulla base di questi feedback le guide vengono rivisitate, diciamo, le proposte vengono rivisitate e pubblicate perché possano essere a disposizione dei docenti del territorio nazionale. Dicevo che ci sono delle classi che partecipano alla sperimentazione, sono classi di queste tre regioni, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, ma comunque quello, come dicevo prima, quello che viene realizzato è a disposizione di tutti i docenti attraverso il sito. Quindi dove trovate le guide? Abbiamo detto su www.percontare.it nella sezione guide, quindi le vedete tutte, anche se abbiamo messo il box classe quinta, però ci stiamo lavorando. E nelle guide cosa trovate? La proposta didattica con una serie di video di approfondimento da parte dei referenti scientifici, trovate foto e video che testimoniano e sono esempi di attività, di come queste attività sono state svolte nelle scuole, trovate delle schede anche preimpostate per la costruzione degli artefatti con video tutorial per costruire questi materiali
materiali insieme in classe, anche insieme ai bambini. Trovate nelle guide anche gli esercizi, che sono poi applicazioni web che possono essere utilizzati anche sul tablet, e trovate questi esercizi, sono stati sviluppati per quanto riguarda le classi dalla prima alla quarta, e stiamo sviluppando anche i materiali, le applicazioni per la classe quinta. Colgo anche l'occasione per dire che siamo in fase, diciamo, finale per quanto riguarda l'aggiornamento dei software per la classe prima e seconda. Anche questi vanno praticamente quasi tutti anche sul tablet, e se ne vedete meno in elenco è solo perché gli esercizi, le attività, le proposte che erano prima spezzettate in tanti software sono stati accorpati in meno software, diciamo così, in meno applicazioni. Trovate anche nella parte relativa alla geometria, che al momento stiamo riaggiornando, troverete insomma a breve, nei prossimi mesi, anche il riferimento per far partire il robottino virtuale, e quindi tutti i software li trovate anche linkati all'interno della proposta didattica sotto le varie fasi. Quindi li trovate anche sotto la sezione risorse, e sotto la sezione risorse, su cui mi soffermo un attimo, trovate anche il rimando alla sezione dedicata ai video formativi. C'è una sezione dove abbiamo raccolto tutti i video formativi che sono stati realizzati dal 2011 ad oggi, e quindi anche quello in corso lo troverete, vedete la registrazione del webinar in corso proprio nei prossimi giorni. Ma anche per quanto riguarda questo, riceverete una mail, diciamo tutti gli iscritti al sito di Percontare riceveranno una mail diretta con il link preciso per poter andare a rivedere la registrazione. L'ultima, sono arrivate le battute finali. Trovate sotto la sezione progetto anche le informazioni per i genitori, che potete eventualmente anche stampare per informare i genitori di questo, diciamo, qualora voi insomma partecipaste a utilizzaste insomma per contare in tutte le sue parti, o comunque per informare i genitori sull'approccio che state seguendo. Potrebbe essere anche utile diciamo informarli attraverso questa paginetta da consegnare, o attraverso il link che potreste dare. E l'ultima informazione, siccome sappiamo che alla fine in genere insomma le domande sono anche tante durante i webinar, non sempre, e voi siete anche tanti collegati oggi in particolare, non sempre riusciamo a rispondere a tutti voi, e quindi abbiamo cercato di raccogliere sotto diciamo sotto guide, il canale guide, trovate le domande frequenti, dove abbiamo raccolto le richieste che ci avete inviato in tutti questi anni, anche sia via email, sia attraverso i webinar che sono stati svolti in questi anni. Quindi io concludo qui, e se non ci sono domande, passo la parola, ringrazio per l'attenzione prima di tutto, buon proseguimento, e passo la parola a Chiara. Grazie, scusatemi. Grazie mille Paola. Per ora non ci sono domande. Se dovessero arrivare eventualmente domande appunto su questa parte, le raccoglieremo anche alla fine degli altri interventi. Quindi entriamo nel vivo, e invito qui la professoressa Anna Baccaglini Franca, alla quale lascio la parola per appunto entrare nel vivo del nostro argomento. Buon pomeriggio a Ti tutti. Ottimo. sentiamo, tutto ok? Grazie. Perfetto. Quindi si dovrebbe vedere anche lo schermo, e ora credo Sì. anche. Perfetto. Ho preparato Perfetto. questa. Ottimo, perché volevo mostrare a tutti da dove siamo collegati, io, Alessandro e Silvia, dalla nostra aula speciale al Carme, da cui abbiamo anche degli spettatori, ascoltatori in presenza, che ringraziamo moltissimo.
Ecco, l'aula è quella che vedete nella foto di sinistra, così avete un'idea anche di dove siamo fisicamente. È perfetto. Allora, ora entriamo nel vivo, appunto, di quello di cui parliamo oggi. È veramente un grande piacere riessere insieme, tra l'altro in quantità così elevata come siamo oggi. E come anticipato l'ultima volta che ci siamo visti, questo pomeriggio vorremmo affrontare addizione e sottrazione con i decimali, sfruttando l'artefatto Bruco della posizionalità, di cui abbiamo versioni sia fisiche che digitali e le vedremo entrambe oggi. In particolare la scaletta è un pochino questa, giusto per avere un'idea dei vari pezzi, alterneremo, ci passeremo un pochino la parola, cominceremo con una breve descrizione per dare un riferimento rispetto a cui ci siamo mossi in questa parte delle guide. Ci concentreremo poi sui bruchi della posizionalità nella loro versione estesa ai decimali, perché in passato probabilmente vi ricorderete che invece abbiamo parlato dei bruchi della notazione posizionale decimale per i numeri naturali. E questo passaggio ci mostrerà la stretta connessione tra cifre decimali e le frazioni decimali, per poi arrivare a esplorare somme e sottrazioni con questi bruchi decimali. Concluderemo poi il percorso tirando le somme e rilanciando una cosa per il prossimo incontro. Dunque, come introduzione, ci piace fare questo riferimento, anzi è utile, credo, proprio fare questo riferimento a alcune parole di Rosetta Zan sui tempi lunghi, che sono veramente un aspetto importante e diverso forse nei nostri materiali rispetto a tante altre proposte, magari diciamo così, un po' più da sussidiario. Ecco, queste non sono di questo tipo. E Rosetta scrive: "Credo che il bravo insegnante diventi semplicemente bravo insegnante quando riesce a pensare su tempi lunghi e non brevi, quando si convince che ha tempo a disposizione e che in questo tempo vale la pena di investire sforzi e risorse. Gli aspetti affettivi diventano cruciali non per gestire una relazione soddisfacente nell'immediato, ma per sostenere la relazione di un progetto educativo a lungo termine, perché questa realizzazione richiede fiducia, coinvolgimento, attenzione. L'interesse per l'allievo non si concretizza stabilendo con lui un generico buon rapporto, evitando il conflitto, evitando a lui e a noi stessi emozioni negative, ma accettando il disagio di gestire il conflitto se necessario, accettando anche la sofferenza di vederlo vivere emozioni negative. In altre parole, sostenendo e non evitando la sua fatica, confortati dalla convinzione che abbiamo davanti abbastanza tempo per vedere o comunque per avere i risultati di questa fatica. In particolare, il sostegno da dare agli allievi in difficoltà non si esaurisce in un supporto per aiutarli a dare risposte giuste, ma si allarga alla determinazione di perseguire processi di pensiero significativi e di costruire pazientemente occasioni di crescita." Okay? Quindi non risposte corrette nell'immediato senza far fatica. Non ci può essere apprendimento vero della matematica in questo modo, ma pazienza e tempi lunghi e anche ritornare tante volte sulle stesse cose visti in modo, da prospettive diverse. Allora, in particolare da un punto di vista matematico, quello su cui ci andiamo a concentrare oggi e che mettiamo a fuoco è un passaggio delicato, okay, tra, che facciamo diciamo, di uscita dai naturali per andare nei numeri razionali. In realtà non affrontiamo questo passaggio diciamo, delicato oggi, ma stiamo subito dentro i razionali. Non dimentichiamoci che però diciamo, è un passaggio appunto delicato di cui abbiamo parlato in altri webinar. Allora, in particolare, per quanto riguarda i numeri razionali, abbiamo due modalità di almeno due modalità per rappresentare questi numeri, sono come dei vestiti che hanno i numeri razionali. Abbiamo diciamo, il vestito frazione, che è per esempio un ottavo, tre quarti, che vedete comparire, e abbiamo il vestito numero con la virgola, okay? Quindi per esempio questo 0,25 o 2,34 periodico addirittura.
Benissimo, ricordiamoci che questo approccio è direttamente connesso con il fatto che ognuna delle due rappresentazioni può essere conveniente in certi contesti e meno in altri. Per esempio, confrontare due numeri razionali in forma di frazione può essere più faticoso che confrontarli in forma di numero decimale. E questa prospettiva si colloca in coerenza con le indicazioni nazionali. Infatti, nei traguardi per la scuola primaria troviamo questo, cioè che l'alunno riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici, numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, eccetera. Ecco, richiamo infine questo passaggio delicato. Ecco, per motivi di tempo non ci soffermeremo su questa questione, diciamo, di uscita dei naturali per passare nei razionali e delle difficoltà che comporta questo passaggio, che vanno affrontate, non messe sotto il tappeto facendo finta di niente. Rimandiamo però chi volesse approfondire questi aspetti al webinar del 23 giugno del 2021, okay, di cui lasciamo questo link. E a questo punto, se non sbaglio, passo la parola ad Alessandro. Okay. Grazie, grazie mille, Anna. Vediamo se è tutto a posto la condivisione degli schermi. Vi chiedo gentilmente di darmi conferma se, se vedete la condivisione dello schermo. E adesso vediamo la presentazione. Perfetto, grazie mille. Allora, grazie infinite Anna. A questo punto riprendiamo un po' il filo della scorsa presentazione e per farlo vorremmo fare prima un brevissimo riepilogo dell'artefatto di cui ha anticipato qualcosa Anna nel suo intervento, ossia il bruco dei decimali che avevamo appunto presentato. Per farlo, per fare questa presentazione, ci utilizziamo un video che vedete qui, è il video fatto gentilmente da Piero e da Franca, che hanno costruito questo artefatto, e questo video è estratto dalle guide, lo trovate quindi nelle guide, e mostra il funzionamento di questo particolarissimo artefatto. Come vedete qui Piero sta montando sulla struttura del bruco un numero che è 789,625. In questo momento il bruco si chiude e nel chiudersi ovviamente ci sta mostrando il numero nella sua versione posizionale. Solo in questo momento viene inserita appunto la virgola. Ora, se lo riapriamo, possiamo ovviamente vedere come il bruco invece ci restituisce il numero, non più nella sua forma ovviamente posizionale, ma in modo diverso. Come vedete, l'artefatto però è stato pensato con delle tessere che sono double face. Questa è stata un'analisi estremamente complessa che abbiamo fatto insieme e che perché permette di supportare sia la scrittura del numero decimale finito come somma di numeri interi e numeri decimali finiti, sia come somma di prodotti di un numero intero per una potenza di 10 o una frazione decimale. Questo ci permette di lavorare con le bambine e i bambini sia con il significato di numero decimale come somma di frazioni che con la rappresentazione del numero decimale come numero con la virgola. Nelle guide di Per Contare, poi, proprio per sostenere i processi didattici, faccio partire direttamente anche questo secondo video perché è estremamente interessante. Come ha anticipato Paola Angelucci prima, come appunto è stato detto più volte e come abbiamo già visto, accanto agli artefatti fisici possiamo trovare anche quelli digitali. In quest'altro video infatti vediamo l'artefatto nella sua forma digitale. Qui come vedete anche in questo caso l'uso dei due artefatti in sinergia consente proprio alle bambine e ai bambini
un'esplorazione che per noi è estremamente interessante e densa di possibilità di processi di significazione. In questa prospettiva consigliamo di far prendere familiarità sempre le bambine e i bambini con prima l'artefatto fisico, per poi utilizzare quello digitale in sinergia o anche per fare delle verifiche fra i due tipi, fra le due tipologie di artefatti. Ora, per mostrarvi quanto siano potenti questi artefatti, abbiamo preparato per voi due video. E adesso chiederò gentilmente a Boris, dalla regia, di mandare il video 3, che poi commenteremo. Esplorarlo, perché secondo me manca un pochino ancora l'esplorazione. Ecco, per esempio, cosa stai facendo, Francesco? Ho visto un pez, ho visto un pez. Il Papa Fix è tornato. Ecco, è stata Cosa fissa, vedo? sì. Cosa Zitto, maestra. Ho visto un decimo per qualcosa. C'è 3 per 1. Sì, e poi c'è un decimo per un centesimo. Un decimo per quattro. Sembrano i messaggi in codice che abbiamo fatto ieri sui. In uno c'è il partigiano. In questo quattro c'è scritto un decimo per quattro. Maestra, un centesimo per un cinque. Decimo per quattro. Un centesimo. Un millesimo per sei. Fa un po' queste cose. un sei millesimo. Chiedo gentilmente a Boris di mantenere comunque la condivisione dello schermo perché crediamo che questo video mostri come il bruco faciliti la scoperta della correlazione fra i differenti modi di scomporre i numeri decimali, ma anche di scriverli. Avete visto che prima parlava di diverse notazioni, Anna? Ecco, questo è quello che accade con una libera esplorazione di questo artefatto. Quindi, soprattutto, questo elemento è fondamentale per promuovere percorsi di scoperta che danno significato proprio attraverso questo rapporto. Avete sentito le diverse opinioni dei bambini, che non necessariamente sono già testi, quelli che noi chiamiamo testi o segni matematici. Il ruolo del docente, come vedete in questo video, è estremamente importante per rilanciare i momenti di esplorazione e di riflessione. A questo punto chiedo gentilmente alla regia Boris di mandare il video 4, che ha un ulteriore sviluppo di questo aspetto. Una volta Però la stadera l'avete visto un decimo sulla 4 stadera, no? quarantesimi, sì, 4 quarantesimi, 4 perché ho quarantesimi. moltiplicato. Qua il 4 moltiplicato per 10 fa 40. Il 4 moltiplicato per 1 Non vediamo ancora nulla? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Secondo me invece è 4 decimi, perché un decimo per 4, perché noi di Ma tu lo solito. sai, tu lo sai fare un decimo per 4? Non lo so. Infatti. Che cosa sai fare però? Perché un decimo per 4 forse non lo sai So fare. fare un decimo più un decimo più un decimo più un decimo. Ok. Quindi Tipo un quarantesimo. No. Se Ah, faccio un dovrebbe decimo arrivare. più un altro decimo, Ok. due decimi, più un altro decimo, tre decimi, Se no lo commentiamo un decimo, quattro semplicemente, decimi, se un è decimo, un quattro problema, decimi. e lo manderemo ovviamente come era capitato, possiamo poi reinserirlo anche perché avrete modo di vedere questo video. Comunque magari ve lo commento e vi dico che cosa è Vai, vai accaduto. avanti, sì. Ok, chiedo allora cortesemente la ricondivisione dello schermo. Gli altri hanno visto e sentito il video. Perfetto. Sì. Vai te, vai te, lancia le slide. Ok. Chiedo se si Vai, sì, vede. vai. Perfetto. Allora, in questo secondo video, Sì. la
La cosa estremamente interessante, credo, è che si può osservare come in modo assolutamente situato i bambini cominciano a riflettere sull'addizione ripetuta di frazioni. Abbiamo infatti sentito, immagino, questa alternanza fra questo dialogo fra questi due bambini che in realtà mettevano in evidenza un problema. Non erano tutte di nuovo testi matematici, ma erano passaggi estremamente interessanti. Cioè, che cosa succede in questo caso? Cominciano a riflettere sull'addizione ripetuta di frazioni, in questo caso di decimi. Questo primo passaggio apre alla scoperta della moltiplicazione fra numeri razionali più in generale, argomento ovviamente sul quale non ci soffermeremo qui, ma che crediamo sia rilevante osservare. Anche in questo caso si sottolinea l'emergere di differenti ipotesi sulle quali il docente non interviene direttamente. Questo è un aspetto molto positivo, ma le lascia al momento coesistere utilizzandole come occasione di confronto all'interno del gruppo. Bene, quindi ci eravamo lasciati qui, cioè con l'uso dei bruchi e dei decimali per la costruzione del significato di addizione e sottrazione con i numeri decimali. Per la prima introduzione al bruco della posizionalità, però, vi rimandiamo ovviamente al webinar del 16 settembre scorso. Quindi a questo punto riprendiamo però davvero il nostro viaggio. Per capire l'estensione del bruco che abbiamo visto ai numeri decimali, in particolare quella legata alla scrittura delle tessere nella forma frazione decimale per intero, è necessario riprendere le frazioni decimali. Eccole qua. Allora, per introdurle e sviluppare competenza nell'utilizzo delle frazioni decimali, ci serviamo di un artefatto che è la striscia di carta millimetrata da un metro, che chiamiamo anche genericamente modulo A, richiamando attività che sono già nelle guide di terza, e dei suoi sottomultipli, che sono sottomoduli, scusate, corrispondenti alle frazioni decimali, un decimo di A, che qui vediamo rappresentato, che corrisponde ovviamente al modulo P, un centesimo di A, che corrisponde al modulo C, e un millesimo di A, che corrisponde al modulo D. Questi artefatti danno origine ad un'attività manipolativa molto importante per l'utilizzo delle tesserine del bruco dei decimali. Per approfondimenti, quindi, è possibile di nuovo rifarsi al webinar citato in precedenza. Bene, ora, il significato del numero e delle frazioni ritornano anche in uno degli aspetti più delicati dell'uso dei numeri decimali, cioè il saperli confrontare e saperli posizionare propriamente sulla linea dei numeri. In particolare, per riuscire a confrontare due numeri decimali a partire dal loro significato e dalla loro relazione con le frazioni decimali, è necessario aver consolidato molto bene il posizionamento delle frazioni sulla linea dei numeri. E la relazione fra le tacche delle frazioni e le lunghezze viste nel percorso delle frazioni, ovviamente. Quindi i percorsi di per contare, in un certo senso, sono tutti collegati tra loro, si richiamano tutti uno con l'altro, e perciò consigliamo di analizzare molto bene le guide prima di affrontare uno di questi percorsi. Quindi, a partire dal bruco dei decimali e dalle sue tesserine, proviamo ora a fare un brevissimo affondo sul confronto tra numeri decimali. Gli esempi che abbiamo scelto hanno la caratteristica di essere fortemente controintuitivi. Penso sia successo a molti di voi, come insegnanti, di osservare bambini che confrontano 1,3 e 1,29 e sono portati ad individuare nel numero 1,29 un numero maggiore a 1,3, perché un 129 in realtà è maggiore di 13, o perché 29 è maggiore di 3, rifacendosi quindi al confronto fra i numeri naturali. A questo punto, che cosa succede? Che cosa possiamo vedere già con questo video? Se vediamo come si possono sfruttare le differenti modalità di scrittura dei numeri decimali. Chiedo scusa, sono
andato avanti. Andiamo quindi a vedere come si possono sfruttare le differenti modalità di scrittura dei numeri decimali per affrontare questo tipo di consegna, senza però perdere di vista il riferimento ai significati matematici. In particolare, per confrontare le parti decimali con gli strumenti a disposizione fino a questo momento, è possibile ricorrere proprio alla scrittura con le frazioni decimali, perché su questo i bambini e le bambine hanno lavorato tanto, almeno nel progetto per contare. Qui infatti vediamo la scrittura del bruco che cambia con le frazioni decimali. Bene, prendiamo a questo punto la parte intera di 1,3. Eccola qua. E di 1,29. Siccome è 1 per entrambi i numeri, voglio confrontare però a questo punto le parti decimali. E quindi, siccome voglio confrontare le parti decimali, che cosa farò? Siccome voglio confrontare le parti decimali, immagino di stendere il mio modulo A per entrambi i due numeri che ho preso in considerazione. Che cosa succede a questo punto? A questo punto, di estremo interesse, è la possibilità di richiamare il lavoro sui moduli della retta delle frazioni. Infatti, possiamo rimandare alla costruzione dello 0,3 di 1,3, utilizzando tre moduli, come vedete qui, da un decimo. A questo punto, per ciò che concerne 1,29, che cosa faccio invece? Beh, posso rimandare alla costruzione appunto dello 0,29 utilizzando due moduli da un decimo, che vediamo qui rappresentati, e ovviamente 9 da un centesimo. Che cosa succede quindi a questo punto? Questo ci consente di allineare i numeri composti dai moduli giustapposti, confrontando poi le tacche sulla retta esattamente come per il confronto di numeri naturali. Anche qui, come si può notare, vi è una sinergia tra il retro delle tessere del bruco, che consente una continuità con quanto fatto negli anni precedenti, con i moduli. In questo caso specifico, poi, i moduli possono anche essere costruiti utilizzando la carta millimetrata. Questo ci consente ovviamente di rappresentare frazioni particolari, cioè le frazioni decimali, che sono fondamentali in riferimento al sistema decimale che noi usualmente utilizziamo. Ora, in questo modo è possibile quindi concludere che 1,29 è minore di 1,3. È chiaro che sappiamo perfettamente che questo è un procedimento molto lungo, ma è funzionale alla costruzione dei significati. Infatti, quando sarà stata consolidata la relazione tra tessere dei bruchi e tacche, ovviamente, saranno i bambini a proporre strade più brevi, che ottimizzano la procedura di confronto scoperta. Per esempio, potranno confrontare i numeri confrontando solo le parti intere, se diverse, e procedere cifra per cifra, poi e fermarsi non appena trovano decimali corrispondenti diversi. Ma, lo ripetiamo, deve avvenire come scoperta, non come regola calata all'interno di un contratto didattico. Ora, ovviamente, a partire da questo esempio, è possibile costruire tutti i confronti che si riterrà opportuno esplorare con le bambine e i bambini, utilizzando quindi anche differenti strategie, come scrivere su delle strisce di carta quadrettata che emulano i bruchi, dei numeri, e procedere al confronto utilizzando per esempio le mani per coprire i vari pezzettini del bruco. E quindi cerchiamo di vedere a questo punto una brevissima esemplificazione a partire da questo confronto, meglio dal confronto di due numeri, 7,75 di nuovo e 7,717. O ancora potremmo pronunciarlo come 7,75 e 7,717.
Bene, eccoli qua. Sono scritti, ovviamente, come li vedete, su due strisce di, possono essere scritte tranquillamente su due strisce di carta quadrettate. Se uso le dita, che cosa vedo? Beh, vedo subito che 7 uguale a 7, quindi la parte intera non mi basta per stabilire quale numero è più grande tra 7,75 e 7,717. Quindi spostiamoci ora con la mano a considerare a questo punto i decimali. Anche in questo caso che cosa vedo? Ovviamente, di cosa mi accorgo? Beh, se li prendo in considerazione vedo subito che un decimo per 7 è uguale a un decimo per 7, quindi la prima cifra decimale non mi basta per stabilire quale numero è più grande tra 7,75 e 7,717. Notate sempre questo problema di pronuncia. Io lo sto usando, ma immaginate sempre i bambini di fronte a questo problema enorme. Ok? Bene, che cosa facciamo? Di nuovo spostiamo la nostra mano. Ora con la mano e consideriamo a questo punto i centesimi. E cosa succede quando consideriamo i centesimi? Beh, ci accorgiamo che un centesimo per 5, avete sentito il bimbo prima che lo diceva anche col bruco, è maggiore di un centesimo per 1. Quindi, siccome i decimali a seguire sono tutti più piccoli di un centesimo, deve essere che 7,75 è maggiore di 7,717. E ovviamente in questo modo ho completato il mio confronto. Ovviamente vedete come queste dinamiche si velocizzano. Bene, posso quindi concludere a questo punto che 7,75 è maggiore, lo vediamo qui, di 7,717. Benissimo, a questo punto addentriamoci in quello che è il focus del nostro incontro. Come pensano i bruchi quando fanno le operazioni di addizione e sottrazione? Dobbiamo ricordare che questa espressione, come pensano i bruchi, vuole proprio enfatizzare che questo è solo uno dei modi possibili di svolgere addizioni e sottrazioni con i decimali e che si rivolge ad una specifica modalità di vedere i numeri. Questo è importantissimo in matematica, soprattutto alla scuola primaria. Bene, partiamo dall'addizione per poi passare all'operazione complementare, la sottrazione. Analizziamo l'esempio 3,5 più 1,4. Quindi partiamo da un caso molto semplice. In questa presentazione utilizzeremo però solo esempi paradigmatici che potranno poi essere scalati, estesi, come diceva prima giustamente bene Anna, su altre possibilità di calcolo. È importante aver chiaro, scusate, è importante avere chiaro che questa modalità è funzionale ad esplorare i significati nascosti che verranno poi automatizzati non rendendo più necessario questo passaggio. Anche questo elemento è estremamente importante. Contemporaneamente però, proprio perché costruiti inclusivamente, qui torniamo in modo molto forte al discorso che faceva Rosetta prima, la loro specificità ci rimanda alla possibilità di mantenere livelli differenti all'interno delle classi, funzionali alla continua esplorazione dei significati che sottendono l'addizione e la sottrazione con i decimali, ma soprattutto che sottendono una valutazione di competenza come richiesta oggi nella scuola primaria. Nelle guide quindi è possibile trovare che i bruchi forniscono immediatamente il risultato come in questo caso, ossia 4,9. Il problema che viene proposto alle bambine e ai bambini diviene allora come hanno fatto. Questo consente agli insegnanti e dagli insegnanti di esplorare come le bambine e i bambini delle loro classi, come sia possibile ottenere questo risultato dall'addizione proposta. Ovviamente l'esplorazione può condurli a scoprire effettivamente come pensano i bruchi, ma anche non consentire questa scoperta. Quindi abbiamo trovato un espediente narrativo che è Olga, la nostra brucologa, che consente comunque di poter poi fare un punto per procedere nell'esplorazione e costruzione di significati. Quindi, se noi apriamo i bruchi, i nostri bruchi ovviamente, che cosa vediamo aprendo i nostri bruchi? Beh,
Questi ci rimandano al lavoro sulle tesserine che abbiamo visto precedentemente e quindi in questo caso degli interi e dei decimi. I vari elementi che costituiscono il bruco quindi diventano gli oggetti attraverso i quali si costruiscono e si costituiscono i significati dell'addizione in oggetto. A questo punto le tesserine divengono degli oggetti fisici e mentali. E questo è molto importante, perché qui si può lavorare sia a livello mentale che a livello fisico, manipolativo. E possono essere spostate dentro delle sorte di bolle, in cui è possibile manipolare fisicamente e mentalmente che cosa? Beh, per esempio, gli interi. Qui vediamo 3 più 1 che mi consegna come risultato ovviamente 4. Questo è abbastanza, per i bambini dovrebbe essere abbastanza acquisito, per esempio. Mentre per quanto riguarda la bolla dei decimi, che cosa succede? Qui succede qualcosa che io non avevo mai visto. Si forma una bolla dove dentro c'è 0,5 più 0,4 e quindi si pone un problema. Qual è questo problema? Come faccio a capire come calcolare 0,5 più 0,4, ovviamente. E allora come mi muovo? Mi muovo in questo modo. Posso sempre rimandare all'esperienza dell'esplorazione del bruco. Mi ricordo che le tesserine hanno anche un retro, una faccia retrostante in cui ci sono le moltiplicazioni per i decimi. Ecco che allora 0,5 corrisponde a un decimo per 5, mentre 0,4 corrisponde a un decimo per 4. Quindi a questo punto quello che cerchiamo di riproporre è quello di richiamare il significato dei moduli che avete visto e soprattutto si hanno 5 moduli da un decimo e altri 4 sempre da un decimo. Li vediamo qui rappresentati ovviamente in modo simbolico. Per cui, affiancando le due strisce, ottengo una striscia lunga un decimo per 9 e questa striscia lunga un decimo per 9, che cosa mi rappresenta? Beh, questa frazione corrispondente a un'altra tessera dei bruchi che già conosco, cioè la tessera 0,9. E allora, a questo punto, sono sommati anche la parte decimale e mi accorgo appunto che 0,5 più 0,4 dà 0,9. Si completano così la bolla degli interi, ovviamente, 4, e quella dei decimali, 0,9. Abbiamo quindi che 3,5 più 1,4 ci restituisce queste due bolle, 4 e 0,9. Dopo questa manipolazione è possibile quindi o anche tornare sul bruco per scrivere che la somma di 3,5 e 1,4 ci riconsegna un bruco che chiuso indica 4,9. Ora, è chiaro che è un passaggio lunghissimo, quello che avete visto, ma è un passaggio necessario per costruire significati dal punto di vista delle frazioni e dei decimali. E con questo passo immediatamente la parola alla collega Silvia Funghi, che vi introdurrà quelli che sono i casi più complessi di addizione e sottrazione. Ecco qua, spero che sia tutto a posto. Fatemi, se c'è qualche problema tecnologico, spero di vedere. Sì, vediamo tutto, a posto, tutto a posto. Grazie mille, Chiara. Ringrazio Alessandro e appunto riparto da quello che ha appena annunciato. Io mi occuperò appunto di andare ad analizzare un caso sempre di addizione con i bruchi dei decimali, ma un caso un pochino più difficile. Ovvero un caso che coinvolge un'operazione di composizione di, diciamo, da un ordine di grandezza all'altro. Andremo adesso a vedere un pochino meglio di cosa parliamo. Allora, prendiamo in considerazione in questo caso sempre un esempio
con numeri abbastanza contenuti, quindi comunque numeri decimali che coinvolgono una sola cifra decimale, ma aumentiamo un pochino il livello di difficoltà. Quindi andiamo a considerare 3,5 più 1,7. E anche in questo caso, appunto, all'interno delle guide, quello che si ha appunto è e i bruchi diciamo ripropongono appunto la loro soluzione, quindi i bambini vengono messi di fronte a questo 5,2 con la questione diciamo problematica di capire come abbiano fatto appunto i bruchi a individuare questo numero come appunto risultato di questa operazione. Chiaramente, dopo un po' che i bambini hanno lavorato con i bruchi, anche con le addizioni senza composizione, come quella che ha fatto vedere Alessandro poco fa, probabilmente avranno già preso un pochino di dimestichezza e quindi, diciamo, la questione appunto sarà quella di cercare di capire appunto come gestire la composizione. In questo senso, quindi, diciamo, ci aspettiamo che sia abbastanza assodato, diciamo, riuscire a passare dal 3,5 alla sua scrittura all'interno del gruppo e stessa cosa alla scrittura di 1,7 come 1 più 0,7. A questo punto è possibile di nuovo appunto andare a ragionare all'interno di queste bolle che, come già accennava Alessandro, diventano degli strumenti, diciamo, possono essere visti sia come strumenti fisici e quindi quando si parla proprio di gestione delle tessere fisiche del gruppo, ma anche oggetti mentali quando appunto la manipolazione è già magari stata abbastanza consolidata. Quindi in questo caso particolare cosa avremo? Avremo che nella bolla delle unità si andrà a collocare di nuovo la somma 3 più 1 che ci restituisce l'unità 4. Quindi diciamo nella bolla delle unità va tutto abbastanza liscio, insomma i bambini in classe quarta sanno già molto bene insomma che questa addizione non crea grossi problemi. Mentre nella bolla dei decimi quello che succede è che si va a, questa volta la bolla dei decimi andrà a contenere appunto questa somma 0,5 più 0,7 che come vedremo tra un attimo è un caso un pelo più delicato rispetto a quello che abbiamo visto precedentemente. Che cosa succede? La domanda è riuscire a capire quindi come calcolare questa somma. Come mi può aiutare il bruco? Come mi possono aiutare queste tessere? Beh, in un certo senso già il bruco, proprio la struttura dell'artefatto, mi suggerisce anche un altro modo di leggere questa somma, come avvenuto appunto sempre per il caso precedente. 0,5 lo posso interpretare come un decimo per 5 e 0,7 lo posso interpretare come un decimo per 7. A questo punto, quando sono passata a questa interpretazione dei numeri decimali, posso tornare appunto all'artefatto che già conosco e che so perfettamente che a questo punto mi restituirà 5 moduli da un decimo e poi diciamo a cui giustapporrò 7 moduli da un decimo e che quindi mi restituiranno appunto una striscia lunga 12 decimi. A questo punto si tratta di capire come gestire questo 12 decimi, cioè capire quanto è lunga questa striscia e in particolare passare dal leggere 12 decimi, vederli, cioè come 10 decimi, che quindi mi restituiscono una striscia intera, il modulo A, più due pezzi da un decimo. Se leggo appunto questa striscia in quest'ottica, è possibile osservare che già ho una, diciamo, posso già vedere una separazione tra un intero, quindi il mio modulo A, che è un 1, un'unità, e i due decimi, che posso reinterpretare appunto sempre come un decimo per due. Rileggendo appunto questa somma in quest'ottica cosa succede? Che l'uno intero lo posso far confluire nella bolla delle unità ottenendo quindi 5 unità intere e un decimo per 2 invece so perfettamente che lo posso rileggere sempre per il meccanismo delle tesserine come uno 0,2. A questo punto con lo stesso identico meccanismo che abbiamo visto prima posso leggere sia direttamente dalle bolle dopo un po' che magari ho lavorato con i gruppi che il risultato di questa somma è 5,2
Oppure, se voglio ripassare dalla struttura del gruppo, posso andare a riposizionare unità e decimi dentro, la struttura che conosco e poi andare a chiudere il gruppo e a leggere il mio risultato come 5,2. Vi facciamo vedere a questo punto, diciamo, uno dei software che stiamo, sperimentando. Perché, come sapete, appunto, le guide di per contare cercano di offrire, per quanto possibile, appunto, una serie di software funzionali a riproporre, le attività, insomma, che vengono appunto, dettagliate con gli artefatti fisici, anche con artefatti, digitali. E in questo caso, appunto, ve ne facciamo vedere uno che è stato appunto appositamente pensato proprio per lavorare con i bruchi in questo senso. E è molto importante sottolineare come questi software non siano pensati per fare in modo che il bambino svolga correttamente la procedura di calcolo senza aver compreso i significati, ma per rendere piuttosto visibili i processi di pensiero del bambino nella manipolazione dei vari elementi in gioco. Si consiglia quindi sempre di svolgere alcune attività in classe con questi software sotto la supervisione dei docenti, prima di farlo utilizzare in modo autonomo alle bambine e ai bambini. Il software che vi facciamo vedere, non è ancora appunto disponibile perché è in fase di sperimentazione, però contiamo di rilasciarlo al più presto. Allora, intanto ve lo faccio vedere il video. Come vedete, appunto, il software permette appunto di inserire una somma di numeri decimali che si vuole, in questo caso appunto la stessa che siamo andati a vedere. Vedete che il software propone, diciamo, come oggetto interno sia i bruchi degli addendi, ma anche questa bilancia. Questa bilancia è stata pensata per permettere di esplorare varie relazioni di uguaglianza fra copie di tessere del gruppo. La bilancia funziona perfettamente con qualsiasi, diciamo, coppia di tessere, sia sul piatto di destra sia sul piatto di sinistra. Quindi, diciamo, è una bilancia che permette di esplorare le relazioni di uguaglianza anche non connesse con l'operazione che si vuole effettuare. Però, nel particolare, chiaramente poi può essere utilizzata anche per lavorare sulla specifica somma che si vuole effettuare. Per esempio, in questo caso, come vedete, è possibile mettere in equilibrio i decimi 0,5 e 0,7 anche con due tessere per 0,6, che però in questa forma, diciamo, non sono funzionali poi a scrivere il risultato all'interno del bruco colorato in azzurro e quindi è necessario poi ricorrere ad altri tipi di scomposizione. Chiaramente, ecco, dopo un po' di prove si può scoprire che solo la scrittura 1 più 0,2 è quella che in qualche modo ci aiuta a scrivere questo risultato proprio sul bruco azzurro, e quindi in questo modo è possibile appunto ritrovare il 5,2 che abbiamo visto inizialmente. Anche la composizione delle unità, come vedete, può essere gestita in vario modo, quindi magari i bambini che già sanno che aggiungendo l'1 al 4 chiaramente ottengono 5, possono tranquillamente andare a buttare le tessere 1 e 4 e sostituirla col 5, ma appunto si può anche ripassare nuovamente dalla bilancia. Come vedete, quindi alla fine abbiamo ottenuto 5,2 e a questo punto una cosa che vi vogliamo far notare, ecco, come vedete, il software in realtà fa comparire l'uguale tra l'operazione 3,5 più 1,7 e il risultato che è stato inserito, soltanto quando la relazione di uguaglianza effettivamente è vera, quindi quando andiamo ad inserire a sinistra un numero che è uguale all'operazione, scusate, andiamo ad inserire a destra un numero che è effettivamente uguale all'operazione che avevamo a sinistra. Questa caratteristica del software, oltre, diciamo, proprio a questo uguale che appare tra i due piatti della bilancia solo quando i due piatti hanno effettivamente degli addendi uguali tra loro, sono pensate queste due caratteristiche proprio per andare ad insistere sul significato relazionale del segno di uguale, che è quello che appunto vale quando io mi voglio assicurare che tutto quello che è scritto a sinistra dell'uguale sia effettivamente uguale a tutto ciò che è scritto a destra del segno di uguale. Ci teniamo insomma a specificarlo perché
Spesso e volentieri i bambini hanno invece una concezione dell'uguale come procedurale, cioè come un segno che annuncia il risultato, mentre attraverso questo tipo di software vorremmo passare di più appunto un significato appunto di relazione fra il membro destro e il membro sinistro del segno. Passiamo dunque adesso, passiamo adesso quindi all'operazione complementare, ovvero la sottrazione. Come primo caso appunto del caso della sottrazione, andiamo a vedere la sottrazione senza scomposizione, quindi diciamo un caso abbastanza semplice di sottrazione. Come esempio abbiamo scelto 8,3 meno 6,2. Chiaramente anche in questo caso abbiamo mantenuto la stessa struttura che avevamo visto per l'addizione, quindi anche in questo caso i bruchi vanno a proporre quello che secondo loro è il risultato, e ai bambini viene proposta come sfida appunto quella di capire come sono riusciti a trovare questo risultato. A questo punto, sempre riferendoci alla scrittura di 8,3 e 6,2 come proposti dal bruco, possiamo tornare quindi a lavorare poi sulle bolle. Ritorno un attimo su un aspetto. Come già abbiamo ribadito precedentemente, questi esempi che abbiamo preso in considerazione sono degli esempi chiaramente paradigmatici che potranno poi essere riscalati su altre possibilità di calcolo. È importante avere chiaro che questa modalità, cioè la modalità che vi proponiamo con le bolle, è funzionale ad esplorare i significati nascosti che verranno poi automatizzati in un secondo momento, non rendendo più necessario tutti questi passaggi. Anche in questo caso, quindi, la nostra proposta è pensata per permettere di mantenere vari livelli di difficoltà all'interno delle classi, permettendo però a tutti i bambini e le bambine di esplorare soprattutto i significati matematici di composizione e scomposizione, che sono alla base degli algoritmi di addizione e sottrazione. Quindi, diciamo, in questo caso vi abbiamo proposto questo esempio abbastanza semplice, appunto, di numeri che coinvolgono solo una cifra decimale, che poi, sulla base appunto della capacità di diversi bambini di gestire magari numeri con più di una cifra decimale, potranno essere riscalati anche in altri casi. Però questo chiaramente è a discrezione, insomma, del docente su quelli che sono gli obiettivi formativi del singolo bambino. A questo punto, ecco, andiamo a vedere in questo caso come ci si può muovere all'interno delle bolle. Ecco, sulla sottrazione, come sull'addizione, in realtà ci sono vari tipi di approccio. Un approccio possibile è quello di nuovo di mutuare un po' quello che abbiamo visto dall'addizione, cioè partire dalla bolla delle unità. Nella bolla delle unità che cosa succede? Si va ad inserire, come visto un po' per l'addizione, 8 meno 6. 8 meno 6 mi restituisce 2, quindi diciamo come primo passaggio vado ad individuare quello che succede all'interno di questa prima bolla. Nella bolla dei decimi a questo punto andrò ad inserire 0,3 meno 0,2. Eventualmente a questo punto, rifacendo di nuovo riferimento alla costruzione delle strisce con i moduli come abbiamo visto prima, si può andare a risalire al fatto che questa sottrazione mi dà come risultato 0,1. E quindi in questo modo procedo, diciamo, in maniera abbastanza analoga ai casi che abbiamo appena visto, andando a ricostruire il risultato o direttamente dalle bolle o andando a inserire il 2 e lo 0,1 all'interno della struttura del gruppo che mi riconsegna appunto da chiuso un numero decimale che è 2,1. Ok, passiamo adesso quindi al caso che è quello veramente forse più complesso in un certo senso da gestire, perché come vedremo ci sono vari modi di approcciare al problema, cioè la sottrazione con scomposizione. In modo analogo a quanto visto per l'addizione, cosa vi proponiamo? Vi proponiamo una sottrazione leggermente diversa da quella che abbiamo appena visto, ma che coinvolge appunto la scomposizione. E in questo caso quindi consideriamo 8,3 e 6,9, meno 6,9. In questo caso la struttura, diciamo, la struttura della situazione problematica rimane sempre la stessa, quindi anche in questo caso i bruchi
ci raccontano, ci dicono che il risultato di questa sottrazione è 1,4 e la sfida diventa capire come hanno fatto. Ok, ricolleghiamoci sempre quindi alla scrittura dei bruchi e andiamo a vedere come ci si può muovere utilizzando le bolle. Ora, in questo caso, ecco, le bolle offrono in realtà un sacco di modalità per essere utilizzate. Vi facciamo vedere l'esempio di una possibile modalità di usarle. Se volessi continuare a partire dalla bolla delle unità, quello che avrei è che appunto so già perfettamente che 8-6 mi dà un 2 nella bolla delle unità. E sì, non c'è nessun problema. Il problema arriva quando mi muovo nella bolla dei decimi, perché questa volta che cosa succede? Che nella bolla dei decimi ottengo come sottrazione 0,3 meno 0,9, che è una cosa un po' strana, una cosa che non ho mai visto sostanzialmente, no? E quindi la domanda, la questione cuore di tutta questa sottrazione diventa quella di cercare di capire come posso fare a risolvere questo problema, cioè capire come faccio a gestire questo 0,3 meno 0,9. Allora, un primo passaggio può essere, come visto prima nei casi dell'addizione, passare a capire, diciamo, ricollegarsi al significato di questi numeri, cioè 0,3 e 0,9 concretamente come posso vederli. È un modo, abbiamo già visto, è quello di passare alla frazione decimale e poi ai modulini. Quindi da una parte ho 0,3 che mi diventa un decimo per 3, 0,9 che mi diventa un decimo per 9. Se interpreto questa sottrazione in questi termini, è come se, diciamo, posso immaginare di costruire, o posso costruire anche fisicamente se ne ho necessità, una striscia lunga 3 moduli da un decimo, dai quali io voglio togliere in realtà, è come se io ne volessi togliere una striscia lunga 9 decimi. E quindi a questo punto mi rendo conto che questo non è possibile, cioè io ne ho solo 3, non ne posso togliere 9. Quindi cosa posso fare? Se ne ho 3, per il momento ne tolgo 3. Mi rimarranno a questo punto 6 decimi, possiamo dire quasi 6 decimi fantasma, diciamo in un certo senso. Ho questi 6 decimi che devo andare a togliere da qualche parte. Okay? È come se in un certo senso mi ricordassi, tenessi da una parte l'informazione che ci sono 6 decimi mancanti, ci sono 6 decimi che io devo capire da dove devo andare a togliere. A questo punto cosa posso fare? Ci sono varie possibilità in realtà. Consideriamo comunque che appunto il punto di partenza della riflessione è sempre lo stesso come nella sottrazione che abbiamo visto precedentemente, ma in questo caso siamo appunto costretti a ragionare a partire dai decimi, da questi 6 decimi mancanti, ok? Quindi la questione centrale diventa quella di capire da dove andare a prendere questi 6 decimi mancanti. A seconda di come rispondiamo a questa domanda, cambia il tipo di approccio che abbiamo a questa operazione. Per esempio, una modalità appunto è quella di andare a prendere i decimi mancanti dal 2 che abbiamo ottenuto precedentemente nella bolla degli interi. Per esempio, possiamo andare a costruire una striscia lunga 2 moduli A e poi andare a togliere da lì una striscina lunga 6 decimi, quindi 6 moduli da un decimo, oppure possiamo interpretare il numero 2 come un 1 più 1 e andare a togliere uno 0,6 da uno di questi uni, scusate il gioco di parole, ottenendo uno 0,4, oppure andando per esempio a fare counting on da 0,6 fino ad arrivare a 2. Questo giusto per dare degli esempi di come si può rispondere appunto a questo tipo di quesito. Chiaramente, diciamo, questa varietà di possibili modi di approcciare al problema è una caratteristica che ci teniamo a sottolineare proprio perché ci permette di andare incontro a quelle che sono le modalità che ciascun bambino preferisce per rispondere a questo genere di problemi. Comunque si scelga di procedere, chiaramente la manipolazione alla fine dovrebbe portare ad avere un 1 nella bolla degli interi e uno 0,4 invece nella bolla dei decimi. Quando siamo arrivati a questo punto, chiaramente diciamo che
il peggio è passato in un certo senso, perché quello che rimane da fare a questo punto è o leggere appunto il risultato direttamente dalle bolle, o di nuovo possiamo andarlo a reinserire all'interno della struttura del gruppo per andare poi a leggere l'1,4. E a questo punto ci faceva piacere farvi vedere come cambia il software che abbiamo appena visto nel caso della sottrazione, perché come vedrete c'è una leggera differenza. Allora, anche in questo caso si può andare ad inserire appunto una sottrazione voluta, in questo caso abbiamo riproposto quella dell'esempio, e in questo caso si può osservare che la bilancia questa volta è asimmetrica, cioè nel piatto di sinistra è possibile inserire due termini, mentre nel piatto di destra se ne può inserire uno soltanto. Questo perché in un certo senso, se vogliamo, è un po' proprio la sottrazione che ha questa differenza in un certo senso rispetto all'addizione, è un po' più asimmetrica come operazione. E come vedete, appunto, per quella che noi abbiamo prima chiamato come la bolla delle unità, la cosa va assolutamente in maniera tranquilla, mentre nel caso in cui io voglia andare a sottrarre nel piatto di sinistra, io voglio andare a sottrarre 0,3 da 0,9, come vedete la bilancia ha un comportamento innaturale, perché in realtà il piatto di sinistra si alza e non si abbassa come quando invece posiamo un oggetto sul piatto della bilancia, e quindi ci segnala che c'è qualcosa che non funziona, e difatti sul piatto di destra compare la scritta mancano. Ok, quindi a questo punto l'obiettivo è andare a cercare una tesserina da inserire sul piatto di destra che ci dica quanto manca. Okay, come vedete il meccanismo è davvero molto simile a quello delle bolle. Devo andare a ragionare su quello che mi manca, okay, per arrivare a togliere questo 0,9. E anche qui, diciamo, si possono attivare vari tipi di ragionamento, o anche vari tipi di tentativi, finché poi diciamo, il bambino non arriva appunto a inserire sul piatto della bilancia la tessera giusta per mettere la bilancia in equilibrio. Come esempio, vedete che se mettiamo per esempio uno 0,5, la bilancia sembra quasi equilibrarsi, ma l'uguale non compare, quindi questo significa che ancora non abbiamo individuato la tessera giusta, e quindi si può andare, diciamo, dopo un po' di ragionamenti, a capire che appunto lo 0,6 in questo caso quella è la tesserina che ci serve. Quindi ci dobbiamo usare questo 0,6 in un certo senso come tessera che ci segnala quanto dobbiamo togliere da qualcos'altro che abbiamo a disposizione. In questo caso, per esempio, come dicevamo prima, lo 0,6 si può andare a togliere, per esempio, dal 2. Okay? Quindi se per esempio usiamo la bilancia per gestire la sottrazione 2-0,6, è possibile rendersi conto dopo un po' di tentativi che in questo caso non ci sono delle tessere che possono permetterci di mettere la bilancia in equilibrio, e quindi dobbiamo andare ad effettuare, diciamo, degli altri tentativi. Per esempio 0,9 già è una tessera che non va bene, non basta. Quindi per gestire insomma lo 0,6 in un modo un pochino diverso si può, per esempio, vado avanti un pochino veloce, ecco, per esempio, come vedete, il 2 lo si può scrivere come due tessere da 1. Una utilizzarla appunto per togliere lo 0,6 ottenendo uno 0,4, e poi andando quindi a inserire lo 0,4 con l'1 che era rimasto sopra al bruco del risultato. E a questo punto si riottiene 1,4 come abbiamo visto precedentemente. Ok, vado avanti. Ok. Osserviamo, ecco, una cosa importante, l'approccio che abbiamo scelto di presentarvi per questo webinar, cioè quello per cui sia sull'addizione sia sulla sottrazione si fa partire, diciamo, il calcolo dalla bolla delle unità, è quello che ci porta in realtà ad affrontare soprattutto in questo caso la sottrazione in un modo molto diverso, perché questa scelta in questo caso specifico ci ha portato ad incontrare la differenza 1-0,6
anziché la differenza 1,3 meno 0,9 che avremmo incontrato eseguendo l'algoritmo della sottrazione in colonna. Quindi, come vedete, l'approccio, questo cambiamento nel punto di partenza fa cambiare completamente il percorso del ragionamento che si fa per arrivare poi al risultato. E, diciamo, nulla vieta di partire anche dalla bolla dei decimi o dei centesimi, se uno ha dei numeri con più di una cifra decimale, però ci sembrava, diciamo, volevamo sottolineare il fatto che appunto non è sempre detto che, diciamo, non è necessariamente vero che uno deve partire sempre dalla cifra più a destra, si può partire tranquillamente anche appunto dalla cifra delle unità, ma si incontrano dei ragionamenti diversi e questo può essere, cioè secondo noi è molto importante tenerlo a mente perché appunto permette una maggiore varietà nei ragionamenti di calcolo e quindi permette anche di andare incontro alle esigenze di bambini diversi. Appunto questa è, quindi è una scelta intenzionale per mostrare come sia possibile procedere in modi differenti nei calcoli e il confronto di queste modalità in particolare ci aiuta a mettere in luce i significati sottostanti le procedure che poi verranno automatizzate con l'esercizio. Quindi, come giustamente diceva Alessandro poc'anzi, questi sono passaggi molto lunghi, molto complessi, che però poi, secondo noi, è bene che si automatizzino una volta che i significati matematici sono stati consolidati. E io a questo punto passo la parola di nuovo ad Anna e vi ringrazio. Ecco qui, grazie Boris. Allora, ora si dovrebbe anche vedere tutto. Ok, rieccoci, si vede? Sì. Sì? Ok, non capisco perché questo mi sia... Ecco qui, perfetto. Allora, vedete che una cosa che sta succedendo, volevamo diciamo finire in tempo abbondante anche per rispondere a qualcuna delle bellissime domande che ci state facendo. Quindi, insomma, tra poco chiudiamo e partiamo appunto con le domande. Vedete che quello che sta succedendo un pochettino qui, soprattutto in questo caso diciamo di sottrazione difficile, da un punto di vista matematico, è che stiamo uscendo dall'insieme diciamo dei razionali positivi, esattamente come era successo prima con i bruchi e le bolle nelle sottrazioni con i naturali, si usciva dai naturali e si entrava negli interi, esattamente anche qui stiamo andando nei razionali anche negativi, senza poterlo fare, perché come al solito nella scuola primaria abbiamo bisogno spesso di, diciamo, vorremmo, ci servirebbe parlare di delle cose di matematica, dei contenuti troppo avanzati, non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, quindi diciamo per gli esperti in matematica è un pochino come giocare a tabù, vorrei dire delle cose senza poterle veramente dire. Allora il gioco diventa costruire degli artefatti e proporre delle attività in cui i segni sviluppati dai bimbi e proposti in questo caso da un software, per esempio, o dai bruchi, siano coerenti con i significati matematici di riferimento. Per esempio, in questo caso con la sottrazione impossibile, questo 0,3 meno 0,9, che diciamo banalmente nella scuola superiore poi vado a rispondere, vado a risolvere dicendo meno 0,6, qui chiaramente non possiamo andare a farlo, ma stiamo spianando la strada perché un giorno poi quel meno 0,6 sia facilissimamente digeribile, perché semplicemente aggiunge un segno, diciamo mette un cappellino più formale su una cosa che in realtà avevo già incontrato. E questo si rifà un pochino anche alla questione dei tempi lunghi. Sì, i tempi lunghi, magari ci metto più tempo a fare le cose, ma in questo modo tocco tanti più significati e contenuti matematici che poi mi trovo fatti e me li trovo già legati e coerenti con il sapere che sono andata a costruire fino a quel punto. Ci ritorneremo poi su, perché in un'altra delle domande esce una cosa simile. Ultimissima cosa, questo per dire che non è che la sottrazione con le bolle, una sottrazione in cui si incontra in qualche modo quello che un domani sarà un numero negativo, è necessariamente meglio di altri tipi di sottrazione, per esempio in colonna, nessuno sta dicendo questo,
però avete visto che in questo modo incontriamo sempre numeri complementari rispetto al 10, perché stiamo facendo pesantemente leva sulla notazione posizionale decimale, quindi ho 4, 6, 10, o in questo caso 0,6, 0,4 e 1, no? Come relazione rispetto al 13, 9, 4, che ho 1,3, 0,9, 0,4. Perfetto, allora, proprio tirando le somme, facendo un pochino un passo indietro, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che lo sviluppo di significati matematici a partire da casi più semplici, con pochi decimali, è la nostra intenzione, per poi andare a estendere a numeri con più decimali, ma non ha senso con il software e forse anche con il gruppo restare tanto tempo a manipolare numeri tanto grandi, perché diventa un po' una fatica un pochino inutile. Quindi inizialmente eseguiamo tutti i passaggi controllando molto bene il significato, ma anche proprio per stancarci di farlo, perché l'abbiamo capito talmente bene, l'abbiamo interiorizzato, che non ci serve più. E per questo riusciamo a passare da una procedura che sentiamo ad un certo punto come pesante e noiosa, che però tiene il significato, all'automatismo di automatizzazione di quelli che diventeranno poi fatti matematici o diciamo esecuzione di procedure scoperte dai bimbi a questo punto, che sfruttano le strategie, i shortcuts, diciamo le scorciatoie cognitive inventate dai bimbi. Ok, mentre facevano queste attività non serve più attaccare, staccare tessere, aprire, chiudere buchi, bruchi e usare il bilancino tutte le volte. A un certo punto, se una cosa la so, la vado a scrivere subito nel gruppo. È assolutamente necessario arrivare a fare questo. E quindi niente, e infine ricordiamo che l'uso di artefatti sia fisici che digitali in sinergia consente una costruzione più solida e generale dei significati, e anche su questo ritorneremo poi per rispondere a qualcuna delle domande. Ricordiamo che uno degli artefatti che forse è rimasto un pochino più in secondo piano, soprattutto verso la fine di questo webinar, erano proprio questi moduli, insomma le strisce, okay? Questi pezzettini che corrispondono fisicamente in qualche modo alle frazioni decimali e sono quello che ci consente di parlare di moltiplicazione tra numeri razionali e tra frazioni senza aver fatto la moltiplicazione tra frazioni. Questo è un altro di quei tabù che in questa attività ci troviamo, insomma ci dobbiamo scontrare con questa cosa. Però possiamo ritornare ai significati costruiti con la ripetizione di un modulo lungo uguale, che quindi trasforma un'addizione in una moltiplicazione. Poi andremo magari a vedere un pochettino più precisamente questo, perché è uscita una bellissima domanda proprio su questo. E, ecco, in questa prospettiva quindi consigliamo di far prendere, anche rispetto alle sperimentazioni che sono state svolte finora, suggeriamo di prendere, aiutare i bimbi a prendere familiarità con l'artefatto fisico e poi passare a quello digitale e usarli in sinergia laddove riteniate che ci sia il bisogno, ma almeno in una fase iniziale probabilmente è utile. E l'ultimissima frase, ora tengo io condiviso lo schermo, ma lascio la parola ad Alessandro per quest'ultima bellissima citazione. Grazie mille. Sì, volevamo un po' chiudere il cerchio. Siamo partiti da Rosetta Zan, che ci ha detto delle cose sull'inclusione, e crediamo che con questa citazione di Leonard Ox un po' si chiuda questo cerchio, perché tutto ciò che avete visto è fatto anche per una scuola e soprattutto per una scuola inclusiva, non per una scuola esclusiva. Eleanor Ox in un suo bellissimo articolo scrive: l'inclusione si riferisce a interazioni sociali in cui altri tentano di includere un bambino, lei scrive con disabilità, poi vedrete perché lo abbiamo cancellato, come partecipante ad un focus di attività e o come membro di un gruppo sociale. L'inclusione positiva è definita come il tentativo di includere un bambino disabile, ma possiamo cancellarlo.
nel focus di attività in questione, indipendentemente dal risultato. Questo è, a nostro avviso, un passaggio fondamentale, perché quello che avete visto è quello che Rosetta Zanno in parte dice, ovviamente non so se si conoscono, non credo, però credo che in parte ci ha detto quando non dobbiamo risparmiarci nella fatica. Questo è il discorso. Ma la cosa interessante è quell'indipendentemente dal risultato che Ilion Roks usa alla fine, il che non vuol dire che non ci interessa dove arriviamo, ma si sposta il focus, non è più l'obiettivo, ma è il processo che noi attiviamo. E quello che avete visto qui è un processo attivato, cioè sono processi attivati di significazione. Dopodiché è chiaro che ognuno li raggiungerà in modo assolutamente diverso e differenziato. Quindi crediamo, ecco, che questo ci riconsegni un po' questa dimensione, che deve essere prima di tutto quella della consapevolezza dell'insegnante che questi percorsi sono a tutti gli effetti percorsi che hanno come sguardo prioritario quello dell'inclusività. Sono, e qui mi rifaccio per chiudere ad Anna, epistemologicamente complessi e ne siamo consapevoli, ma questo è un problema della matematica. Quindi, come diciamo spesso, non fatevi fregare da chi vi dice che la matematica è facile. In realtà non lo è. È difficile e come tale bisogna affrontarla. Ma gli spazi dell'inclusione ci sono tutti. E con questo chiudo. Sono le 6:28, credo che siamo stati... Rispondiamo alle domande. Bravissimi, me lo dico io. Scusate, scusate. Quasi in anticipo. Grazie mille per la chiarezza e per tutto, insomma, il percorso di formazione che avete fatto. Siamo arrivati al nostro spazio domande, per cui chiederei a tutti di accendere la camera, anche ad Anna, Silvia e a Paola. E ho raccolto tante domande, quindi le ho messe tutte su una slide in modo che possiate direttamente leggerle e scambiarvi tra di voi in base a chi può rispondere meglio ad ogni questione. E chiederei solo a Boris se può farmi condividere lo schermo in modo da mostrare la slide. Eccola qua. Ok, dovreste vederla. No, la vedete. Ancora vuota, però lo spazio c'è. Riproviamo. Sì. No, non ci sono domande, ma... Eccole qua, dovreste vederle adesso. Sì. Ok. E quindi, allora... queste sono quelle che insomma abbiamo selezionato tra quelle che anche simili sono arrivate, quindi a voi la parola e insomma diteci da quale partire. Io posso partire con qualcuna che intanto avevo visto arrivare nella chat e poi ci complementiamo un pochettino a vicenda. Ok, allora sui tempi lunghi, questa sì, ho cercato di commentare un pochino anche prima, effettivamente è una questione delicata, avete infinitamente ragione e capiamo perfettamente il problema, soprattutto in scuole in cui, per esempio, questo ci capita anche a volte tra gli sperimentatori, magari c'è la classe parallela che ha tutte delle prove di verifica, per esempio, da fare uguali, no? Rispettando un certo programma, percorso o quello che è. Allora sì, i nostri tempi magari non sono, anzi questo lo possiamo dire tranquillamente, non sono quelli del sussidiario, non sono tanti fatti rapidi, diciamo, da dare o tante nozioni da dare in una sola volta per dire lo spunto l'ho fatto, me lo sono tolto, gliel'ho già detto e l'ho fatto. Ecco, da noi tempo lungo significa anche che uno stesso argomento, un contenuto matematico, lo comincio ad affrontare, magari vado avanti un po', faccio delle attività,
posso passare a lavorare su qualcos'altro e poi lo riprendo anche più avanti. Anche questo vuol dire tempo lungo. Questo, se ci pensate, nell'arco temporale di tutta la, diciamo, vita scolastica di uno studente, succede sempre, perché alla scuola primaria si fanno delle cose che poi vengono rifatte nella secondaria di primo grado, rifatte di nuovo nella secondaria di secondo grado e poi di nuovo all'università. Però, se fatto bene, diciamo, da punti di vista diversi e con una conoscenza più solida e profonda. Ecco, pensate per esempio a questo contenuto in cui vi imbattete con questo percorso, per esempio quello indirettamente, implicitamente dei numeri negativi, dove perdete tempo a fare quest'altro modo, diciamo, svolgere le sottrazioni anche in quest'altro modo, ma in realtà guadagnate tempo poi quando ci saranno i numeri negativi, e se non arriverete a farli voi nella scuola primaria, i bimbi sono avvantaggiati nella scuola secondaria di primo grado, perché hanno già una base solida e coerente con la matematica più formale su quel contenuto. Un altro esempio di questo che succede spesso in Per Contare, e ormai abbiamo tanta esperienza perché le guide di prima e seconda sono adesso state usate da molti più anni, è la moltiplicazione con i diagrammi rettangolo. Questi vengono introdotti prima di aver parlato di rettangolo da un punto di vista geometrico, tantomeno di area. Quando andiamo avanti e facciamo il concetto di area in geometria, molto più verso la fine del percorso di scuola primaria. Eppure ne cominciamo a parlare in maniera informale, e l'idea di area come prodotto delle dimensioni di un rettangolo, che proprio è alla base di quello che ci serve per tutte le altre formule dell'area di poligoni che si vedono alla scuola primaria, è già fatto, diciamo, è talmente acquisito e legato al prodotto che me lo trovo già fatto, diciamo, come contenuto matematico, e ho anche il vantaggio che non lo confondono come formula, diciamo, con il perimetro, che invece succede sempre, viene sempre scambiato più e per, perché sono formule tutte da sapere a memoria, riguardano sempre lati di rettangoli, e quindi vabbè, insomma, peraltro ho scoperto che a volte il perimetro viene introdotto sì inizialmente come lato più lato più lato più lato, ma poi si passa a delle formule abbreviate, tipo lato maggiore più lato minore per due. E allora c'ho sia la moltiplicazione che l'addizione nella stessa formula, che va benissimo, è correttissimo, ma che, se dato, diciamo, da mandare giù a memoria senza aver veramente interiorizzato quello che sta succedendo, è chiaro, mi fa una confusione infinita. E quindi perdo ancora più tempo perché devo dare ancora più esercizi, ma esercizi che magari non mi aiutano a consolidare il significato. Quindi sì, però è un'arma a doppio taglio questa argomentazione del tempo. E a volte diciamo, gli insegnanti con cui ho lavorato, e che non tutti, però molti, poi accettano di fare questo salto, c'è un po' quest'atto di fiducia. Mi fido e qualche cosa, accetto di fare qualche cosa in maniera diversa. Si fa questa fatica, si comincia a vedere la differenza e la si percepisce non nell'immediato, esattamente come si diceva nella frase di Rosetta Zanna all'inizio. Lo si vede magari alla fine di tutto un ciclo, per esempio, e devo avere anche la pazienza di raccogliere questo frutto un pochettino più in là. Se uno non è disposto a farlo, e ci possono essere mille motivi giustificatissimi, il mio consiglio è di non farlo, perché va a finire che si fa male, ci si frustra tutti, e è un male sia per noi che per i bimbi alla fine. Quindi ecco, questa è per quanto riguarda i tempi. Un'altra che volevo prendere, poi magari do la parola a qualcuno e riprendo la cosa, è la quarta domanda che vedete qui nella slide, e vi chiedo di guardarla perché non la ripeto tutta voce, è questa con la scomposizione che hanno proposto, è veramente brillante questa, vari bimbi del 346,245, scomposto come, se vedete, è 3% più 4 per 10 più 6 per 1, dopodiché invece che vedere la parte decimale con il retro delle tessere del gruppo, quindi con le frazioni decimali moltiplicate per la cifra, c'è la cifra diviso una potenza di 10.
Ok, quindi vedete il 2 diviso 10, 4 diviso 100, eccetera. Allora, questo è perfetto, i bimbi hanno ragione, hanno colto perfettamente nel segno, nel cuore, diciamo, di quello che sta succedendo e stanno, diciamo, spianandosi la strada per un domani lavorare correttamente con la moltiplicazione tra frazioni. Perché quello che un giorno scopriranno da un punto di vista anche più formale è che 2 diviso 10 è esattamente la stessa cosa che 2 per un decimo. Un fatto che tantissime volte viene forzato giù a memoria, è un fatto che è così e basta, con questo lavoro invece è una cosa che si può scoprire. Certo, è un pochino una, magari ci potrebbe essere una specie di conflitto ed è una cosa estremamente positiva perché il bruco che chiudendosi mi mostra, diciamo, tessere in cui quel 2 diviso 10 è scritto come 2 per un decimo, mi dà una cosa che non è coerente con quella che ho pensato. Però quella che ho pensato ha i miei significati corretti. Magari un altro bimbo che ha capito invece l'idea del 2 per un decimo può spiegare come l'ha pensato lui. Il mio consiglio è, qui l'insegnante chiedeva come portarli al ragionamento un decimo per due. Allora, non ho, quindi la risposta è che non posso formalmente dimostrarlo da un punto di vista matematico, non ho gli strumenti, ma posso affiancare due ragionamenti che vanno bene, quindi quelli dei bimbi che hanno continuato, diciamo, a lavorare con quelli che un domani saranno potenze negative di 10, perché ho 4 per 10 alla prima, 6 per 10 alla 0, che è 1, 2 per 10 alla meno 1, 4 per 10 alla meno 2, avete anche questo, i bimbi sono arrivati a capirlo e a esprimerlo in un modo corretto e possono vederlo affiancato però, per esempio, ai moduli ripetuti. Quindi, ecco, vi dicevo, vi accennavo questa questione del modulo con la carta millimetrata, in qualche modo io mi posso rendere conto, e qui sarebbe bello vedere proprio le argomentazioni dei bimbi, che quel 2 diviso 10 è proprio lungo quanto due volte il modulo da un decimo. È la stessa lunghezza. I bimbi che hanno fatto tutto questo percorso in per contare hanno imparato ad associare lunghezze di moduli a tacche sulla linea dei numeri e quindi a numeri. Quindi la mia, diciamo, la mia reazione di petto sarebbe andare in questa direzione, andare sulla tacca sulla linea dei numeri che è la stessa. Esattamente come abbiamo riconosciuto lavorando con le frazioni, mettendole appunto sul filo, sulla linea dei numeri, che diverse frazioni che sembrano diverse, diciamo che appunto diciamo essere equivalenti, stanno appese esattamente nello stesso punto, quindi sono sulla stessa tacca. Questo è un altro caso diciamo di questo comportamento dei numeri. Quindi è veramente una cosa bellissima che vi è successo e sono strafelice. Onestamente la prima volta che l'ho vista non ne ero ancora consapevole, diciamo, dai nostri insegnanti sperimentatori, ma sono estremamente felice che sia uscita questa cosa e sarei felice che mi uscisse anche dai miei studenti a scienze della formazione. Basta, adesso ci diamo un po' il cambio e poi riprendo qualche altra domanda. Vado io a questo punto, poi passo la parola. Solo una cosa prima di cambiare domanda, volevo chiedere a Paola se ci ricordava anche un po' dove trovare tutti i materiali, perché ci sono state tante domande su questo, sia in generale, quindi dove troviamo i materiali delle guide, i software, e anche per esempio dove trovare il bruco, quindi se puoi fare giusto una panoramica veloce e poi continuiamo. Grazie. Il bruco lo troviamo nell'attività dedicata al bruco, quindi bisogna andare nella classe quarta e non ricordo esattamente, bruco dei decimali, c'è cioè un'attività che il titolo non ricordo esattamente, comunque è esplicitato bruco dei decimali, bruco germano, qualcosa del genere, perché l'abbiamo differenziato dal bruco fafù. E all'interno di quell'attività ci sono tutti i percorsi guidati con video tutorial per la costruzione del bruco, dei decimali insieme ai bambini, per la stampa delle tessere, anche per costruirsi
il portatessere, perché in effetti le tesserine sono tantine. E questo è per quanto riguarda il bruco. Per quanto riguarda i software, magari possiamo fare così, Chiara, nella presentazione l'avevo illustrato, perché i software sono sia all'interno della proposta didattica, sia all'interno della sezione risorse. E direi che sono queste due, in queste due parti, sezione risorse, dove ci sono software e video formativi, e poi ci sono, sono linkati anche nelle varie proposte didattiche. Quindi ricordo, insomma, ai partecipanti che appunto troverete le indicazioni specifiche anche sulla navigazione del sito per trovare i materiali nelle slide di Paola e quindi insomma. La maggior parte dei materiali comunque sono all'interno della sezione risorse. Risorse, perfetto. Risorse, quindi Grazie, grazie mille per questa panoramica, diciamo, ripetuta ma sempre utile. E quindi ripasso la parola ad Alessandro e a Silvia. grazie mille, scusa, scusate l'intromissione. No, io mi volevo soffermare innanzitutto sulla prima domanda. Cioè, se il bruco viene presentato prima di ogni spiegazione sui numeri decimali. Allora, nelle guide di per contare, l'idea è che si ricollega in parte a una domanda successiva, quindi proverò magari a toccarle entrambe. Allora, nelle guide di per contare, il meccanismo è questo: vengono presentati i numeri decimali, c'è cioè un'attività iniziale in cui l'insegnante una mattina entra in classe e scrive sulla lavagna un numero decimale. Mi pare nelle guide, correggimi se sbaglio, è 123,456. E i bambini devono semplicemente cercare di esplorarlo. Quindi l'idea non è quella di consegnare i bruchi prima, ma di darli dopo che abbiamo cominciato a ragionare su che cosa sono, cioè su che cos'è quell'oggetto che vedono. Perché si ricollega in parte a quello che è l'altra domanda, cioè se devono arrivarci da soli per scoperta e noi che input dobbiamo dare. Allora, noi crediamo che in realtà i bambini abbiano ci restituiscano tantissimi segni molto importanti, sui quali bisogna che ci prendiamo il tempo di ragionare. Allora, l'idea è chiedere ai bambini che cosa ne sanno di quei numeri, perché ne sanno parecchio, perché li hanno visti molto probabilmente già, hanno fratelli grandi che li hanno maneggiati, hanno visto le monete, hanno parlato con la mamma e il papà di cose di questo tipo, pensiamo solo al fatto di dammi mezza fetta di torta o cose di questo tipo, quindi li conoscono. Quindi bisogna capire che cosa sanno esattamente. Dal punto di vista di una matematica situata, che non è formale, non è la matematica formalizzata, ma è il loro sapere. Quindi l'idea è partire da lì. Il bruco è uno strumento che viene poi esplorato quando ho cominciato a vedere di cosa si tratta e viene fornito loro, come avete visto nel video. Purtroppo abbiamo potuto farvi vedere solo un video brevissimo, perché quel video è un video molto più lungo, è molto interessante, in cui l'insegnante mette il bruco in mezzo dopo che hanno parlato dei decimali, come vi abbiamo detto, e cominciano ad esplorarlo. E la cosa bellissima, non so se avete notato, è come, e qui vengo all'input dell'insegnante. Avete visto come l'insegnante non interviene mai? Addirittura ci sono dei passaggi in cui ci sono evidenti degli scivolamenti dei bambini, ma l'insegnante non interviene dicendo no, così no, ma lascia che si confronti. Soprattutto, non so se avete notato, i bambini hanno guardato il bruco, a un certo punto l'insegnante dice, ecco l'input, ma avete guardato sotto alle teste, avete esplorato bene? Perché secondo me non avete esplorato bene, improvvisamente si accorgono che sotto c'è qualcosa. Cioè, quindi il discorso è, primo, risposta alla prima domanda, prima ovviamente si introducono quelli che sono le loro conoscenze dei numeri decimali e poi si entra nello specifico. Due, è chiaro che i bambini devono arrivare a delle scoperte, perché è così che si costruiscono i significati. Quindi, crediamo. Quindi, e anche la ricerca ce lo dice, insomma, non è solo un'opinione. Quindi l'idea è proviamo a farglielo scoprire, proviamo a fargli maneggiare questi oggetti.
e ovviamente provando a rilanciare in certe circostanze. Ci possono essere circostanze in cui i bambini non riescono a trovare una soluzione a un problema. Allora, una delle cose più belle che ci viene da dire è delle volte provate a lasciarlo aperto. Proviamo ad andare a casa con un problema che non abbiamo risolto. Dicendo, oh, questo è un bel problema, però non l'abbiamo risolto, quindi andiamo a casa e domani ci ritorniamo. Soprattutto alla scuola primaria questo è veramente molto possibile. Inquadrare il problema. Farsi la domanda. L'altro elemento estremamente interessante è che nel momento in cui si cominciano a vedere la fatica dei bambini, non significa abbandonarli, ma tante volte nelle guide è proposta una strategia comunicativa che è quella di dire, guarda, sai che ho parlato con la maestra nella classe di fianco, la mia collega, la maestra Paola, la maestra Silvia, che mi ha detto questa cosa qui. Voi cosa ne pensate? E si fornisce una possibile soluzione, che non è però la soluzione della maestra, ma è una soluzione che viene da fuori e che dobbiamo discutere, perché non è detto che siamo d'accordo con quella soluzione. Guardate che nelle indicazioni nazionali è detto a chiare lettere che quello che dobbiamo fare è favorire la capacità argomentativa, cioè di difendere le proprie opinioni, anche sbagliate in alcuni casi. Ma anche cambiarle. E anche cambiarle se necessario, se necessario, però difenderle, cioè essere capaci di condividere. Ecco, credo che questo sia importantissimo. Chiara? Possiamo andare avanti. Andiamo avanti? Certo, sì, abbiamo ancora 10 minuti. Ok, allora prendo la parola io brevemente, ma su due domande forse un pelino più tecniche. Allora, vado alla domanda numero, credo sia la 6, quella sui moduli. Mi ricollego a quanto appena detto da Alessandro. In effetti l'attività sui decimali appunto parte proprio da un'esplorazione del numero decimale di per sé come numero, quindi insomma ipotesi dei bambini su che cosa, che tipo di numero è, a cosa serve, eccetera eccetera. Poi viene introdotto il bruco, viene scoperta appunto la scrittura delle tessere, e quello che succede è che i bambini, che fino a quel momento hanno lavorato moltissimo con le frazioni, perché per noi insomma il lavoro sui numeri decimali poggia in maniera proprio assolutamente molto forte sul lavoro fatto fino a quel momento sulle frazioni, e quindi succede appunto che i bambini scoprono queste tessere che coinvolgono le frazioni un decimo, un centesimo e un millesimo. Allora i bambini che cosa sanno? Fino a quel momento hanno manipolato frazioni in generale, ma comunque frazioni che non hanno un denominatore più grande di un dodicesimo, un ventesimo, insomma. Ok, perfetto. Scusate, c'è stato un attimo di problema tecnico. Stavo dicendo, quindi i bambini conoscono diciamo, la tessera da un decimo, riescono ancora a capire qual è il suo significato, perché la frazione da un decimo è una frazione che conoscono, mentre non conoscono la frazione da un centesimo e da un millesimo. Allora, diciamo, c'è proprio una fase delle attività proprio dedicata a questa, diciamo, all'esplorazione di questo problema, cioè ci chiediamo come fare a capire che tipo di frazioni sono un centesimo e un millesimo, cioè cosa vogliono dire, che significato hanno. E lì, in quell'attività, in quella fase lì, viene appunto vengono costruiti i moduli e appunto vengono costruiti proprio per lavorare sul significato delle frazioni decimali. Quindi la risposta a quella domanda in realtà è che i moduli ABC arrivano un po' a metà, arrivano un po' dopo, ma in realtà poi chiaramente, come avete avuto modo di vedere, diventano un artefatto. Diventano un artefatto molto importante a cui tornare a fare riferimento quando poi si continua a fare attività sui numeri decimali. E costruirli individuali o uno per classe dipende dalle esigenze dell'insegnante. Su questo noi lasciamo chiaramente ogni classe ha delle sue esigenze, quindi questo diciamo si può valutare o meno la possibilità di lasciare magari un set di moduli di classe a disposizione di tutti o farlo costruire individualmente per ogni bambino.
Per quanto riguarda invece la penultima domanda, quella sul segno di uguale e delle frecce, ecco, grazie per aver posto la domanda, perché c'è una domanda molto importante. Come ho cercato di dire, non era fatto a caso. No, non era fatto a caso, esatto. Come ho cercato di dire precedentemente, cerchiamo, diciamo, siamo molto attenti appunto a mandare, a enfatizzare sempre il significato relazionale del segno di uguale. Questo ci ha portato anche a fare attenzione a come costruiamo le nostre presentazioni. E in particolare, tutte le volte che vi aspettate un uguale e trovate una freccia, è perché magari uno dei due membri, tra virgolette, diciamo quello che sta a sinistra della freccia e quello che sta a destra della freccia, non sono proprio uguali. Quindi, per esempio, nella presentazione, insomma, di poco fa, tipicamente questa cosa succedeva quando avevamo magari, appunto, faccio l'esempio di prima, 8,3-6,9 freccia e poi avevamo le due bolle. Questo perché? Perché tra le due bolle in realtà non è detto che ci sia una relazione di somma, perlomeno finché io non la scrivo, ok? Magari la sto dando per scontato, però a quel punto diciamo la scrittura presa, diciamo, come autosussistente col segno di uguale non sarebbe davvero vera, insomma, perché finché non ho stabilito una relazione fra dico una cosa a caso, fra l'1 e lo 0,4 di somma, quei due numeri lì presi da soli non hanno una relazione di uguaglianza con la somma che c'era scritta a sinistra. Quindi su questo cerchiamo di stare molto molto attenti. Cerchiamo, appunto, come avete visto anche nei software succede questo, cioè quando abbiamo due numeri che vogliamo sommare o sottrarre, compare l'uguale soltanto quando a destra inseriamo un numero o una scrittura più in generale che è veramente uguale a quello che avevamo a sinistra dell'uguale. Quindi diciamo, ecco, per noi ci teniamo a far sì che l'uguale non venga utilizzato come, passatemi il termine, segno che annuncia il risultato dell'operazione, perché questo abbiamo, cioè, nel senso, la ricerca questo l'ha illustrato abbondantemente. Questo può veicolare appunto un significato di uguale che non è del tutto sbagliato, però è riduttivo. Okay? Questa cosa, diciamo, l'abitudine a vedere l'uguale in quest'ottica di segno che annuncia il risultato fa sì che poi magari i bambini possano avere delle difficoltà, per esempio, a gestire delle uguaglianze dove a destra dell'uguale magari non c'è un solo termine, ma c'è un'espressione. Per o esempio, catene di uguaglianze. O catene di uguaglianze. Esatto, anche questo è un problema abbastanza noto e abbastanza diffuso. Quindi, ecco, per noi il segno di uguale è un po' un must, sta diventando una cosa al quale facciamo veramente tantissima attenzione, cerchiamo davvero di, insomma, di sollevare una riflessione approfondita. Quindi, ecco, grazie per la domanda. Mi leggo a questa, perché, diciamo, legata a questa cosa riesco a rispondere all'ultima domanda, quella sulla discalculia primaria, insomma, come l'ha scritta questa insegnante. Allora, ho abbastanza esperienza, ho avuto in passato con diversi casi, diciamo, di bimbi, anche studenti più grandi, con questo tipo di diagnosi, e io venivo messa a lavorare più, diciamo, in clinica sul potenziamento, non tanto a fare le diagnosi io, ma poi a lavorare con questi studenti anche nell'1-1. E vi dico che di tutto questo i bruchi sono una, diciamo, rielaborazione ed estensione nostra di un artefatto indiano, in realtà della tradizione indiana, che, insomma, l'abbiamo vista comparire da lì, mentre le bolle vengono da esperienze di lavoro con studenti anche grandi, quindi della scuola anche secondaria, sui numeri, ok? Con difficoltà nei processi di stima o proprio nel calcolo e nel calcolo a mente. Allora, le addizioni e sottrazioni con le bolle, che sono nient'altro che un modo per sottolineare anche visivamente meglio la composizione e scomposizione in base 10, senza i bruchi, diciamo, quindi le bolle sono la cosa che nella mia esperienza avevo incontrato e ho utilizzato con
bimbi anche grandi, insomma, con questo tipo di diagnosi. Dopo diversi casi rispondono in maniera diversa, ma le ho trovate, anche altri colleghi le hanno trovate molto efficaci proprio per favorire processi di calcolo a mente. E anche questo è importante perché, riprendo un po' una cosa che si diceva prima, tutto questo lavoro di manipolazione sia con i bruchi fisici che con gli artefatti digitali va bene fino a un certo punto, ma le bolle, diciamo, sarebbero nate come strategia di calcolo a mente, che è una cosa diversa. Quindi forzare a un calcolo, diciamo, che in qualche modo emula una addizione e sottrazione in colonna, forzarla nelle bolle diventa estremamente laborioso e non è questa l'idea. La bolla mi aiuta con la stima e mi aiuta in una lettura coerente col sistema posizionale decimale, la lettura, diciamo, del risultato di un calcolo. Quindi, ecco, nella mia esperienza sicuramente le bolle, tanto, i bruchi sono un po' nuovi, quindi confesso che ancora non ho avuto io in prima persona occasione di lavorare uno a uno con bimbi con questo tipo di diagnosi, con la discalculia. Bimbi invece con ritardi, diciamo, al limite del ritardo mentale oppure con un certo tipo di handicap, anche nella scuola secondaria di primo grado, mi dicono insegnanti di sostegno che si trovano molto bene con i bruchi, hanno provato a lavorare con i bruchi, ma questo dipende poi anche molto dal piano didattico personalizzato e dal percorso poi che si intende fare allo studente. Cioè, può essere molto utile anche la moneta a questo punto, cioè una cosa che consenta anche di approcciare tanti ambiti del mondo reale, che quindi è lo stesso. Mi leggo in questo caso anche a una domanda che ci è arrivata un po' in coda su artefatti diversi, quanti, quali, in sinergia o meno. Allora, questo vale in generale. Gli artefatti che proponiamo noi non sono pensati come in assoluto gli unici possibili o il meglio. Sono degli artefatti particolarmente ad alto potenziale che vengono da una tradizione di ricerca o dalle esperienze nostre degli insegnanti e hanno quindi, diciamo, una tradizione di ricerca. Ce ne sono tanti altri che ce l'hanno. Quello a cui, diciamo, di fare un po' attenzione sono artefatti che invece magari non vengono da questo tipo di tradizione di ricerca, che sono un pochino buttati lì, calati dall'alto e usati per fare eseguire procedure senza significato. Sull'introdurre più artefatti, questo mi sembra che, insomma, l'abbiamo detto tante volte, è un po' a discrezione dell'insegnante, ma otteniamo risultati in generale migliori da un punto di vista della generalizzazione dei significati in gioco se ne confrontiamo più di uno. Qui si può scegliere se farlo, diciamo, simultaneamente, se magari ho già cominciato a costruire quei significati anche prima e li sto riprendendo, oppure prima uno e poi un altro, come nel percorso delle moltiplicazioni, dove prima lavoriamo con i diagrammi rettangolo, più avanti con algoritmi di calcolo viene introdotto la gelosia ed eventualmente anche la moltiplicazione in colonna. Esistono anche gli algoritmi di calcolo in colonna che vanno benissimo, ma grazie a tutti questi altri artefatti riusciamo a capire perché funzionano. Lo so che ho finito il tempo, scusa Chiara, mi stai... No, scusami, in realtà sì, abbiamo finito il tempo, ma ho per errore spostato la slide, l'avevo riportata sulle domande. E, comunque, appunto, adesso a questo punto la sposto. Sì, Chiara, volevo solamente dire una cosa prima di chiudere, che le operazioni tra i decimali che sono state presentate oggi non sono disponibili al momento per i docenti del territorio nazionale, sono disponibili solo per gli sperimentatori, quindi stiamo raccogliendo i feedback e quindi è stata un'anticipazione, ecco. Trovate invece tutti i docenti collegati trovano nella parte iniziale del bruco dei decimali, ma non quest'altra parte sulle operazioni, quindi le troverete prossimamente. Grazie mille per questa precisazione, che è importante, insomma, per il nostro pubblico. E, io ringrazio tutti, Anna, Paola, Alessandro e Silvia. Ci rivedremo al prossimo webinar della serie Per Contare. E, intanto invitiamo tutti a seguirci sui nostri canali per rimanere aggiornati su tutte le altre attività. Grazie a tutti per la partecipazione, siete davvero tanti stasera.
Arrivederci al prossimo webinar e una buona serata. Grazie ancora. Arrivederci. 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 Grazie a tutti.